Benvenuti o bentornati qua nel canale. Le notizie sono quelle che dai primi di marzo potremo dal sito ENAC effettuare il corso e il test online per tutti i droni delle Open Category sopra 250 grammi. Ma sappiamo bene che non ne abbiamo l'obbligo fino a luglio 2020, esattamente il 1° luglio 2020, data in cui entrerà in vigore il regolamento europeo droni. Oggi ne parlo, come è giusto che sia, qua nel mio canale. Vi spiego come funzionerà, come saranno strutturati gli esami e i corsi, da quando li potremo fare, ma vi spiegherò anche perché al momento io non farò assolutamente nessun tipo di corso online. Vai! Da una nota pubblicata sul sito dell'Authority italiana si legge che dal 5 marzo potremo iniziare a fare corso e test online. Una volta superato l'esame potremo pilotare un drone da 250 grammi in su, sia per hobby che per lavoro, ovviamente nelle Open Category, ovvero per volare a una distanza di 150 metri rispetto alle case o anche diciamo dai centri abitati e anche da 50 metri dalle persone. Dunque, se volete pilotare un drone da 250 grammi in su, avete l'obbligo di prendervi un patentino online, ma questo obbligo vige solo dal 1° luglio 2020, ovvio se volate per hobby. Viceversa, se usate un drone per lavoro, il 5 marzo diventerà inevitabilmente una data inappellabile. Ma visto che quello che sta succedendo in Italia, ovvero registrazioni per ENAC su The Flight dei droni, mentre per EASA solo degli operatori, per fare un esempio. Dunque, io credo proprio che me ne starò a guardare fino a luglio e a quel punto, visto che uso i miei droni non per lavoro ma per divertirmi, prenderò la strada più giusta e legale per volare appunto con i miei droni sopra 250 grammi a partire esattamente da quella data. Diciamo comunque, per chi non farà come me e deciderà di farlo subito, anche se vola solo per hobby, lo potrà fare direttamente sul sito di ENAC, anche se per ora non è possibile raggiungere la pagina relativa ai corsi appunto del sito andando nella parte online, appunto servizio online del sito stesso. Come al solito si dice tutto pronto, ma le notizie sono sempre frammentarie. Non si sa quanto costerà, e questo, scusate se è poco, si sa per quello che dice la norma che lo potrà fare chiunque purché abbia già compiuto i 16 anni di età. Si sa anche che sarà gestito sicuramente ed esclusivamente da ENAC, e diciamo inoltre che per coloro che hanno già un patentino non dovranno fare niente. Infatti il patentino che hanno già preso in una scuola di volo, autorizzata da ENAC, ovviamente il base, e sarà come il patentino che prendiamo online e dunque sarà automaticamente convertito. Entriamo nel vivo e vediamo comunque come sarà questo fatidico corso online che tutti appunto aspettiamo. Ovviamente sarà tutto teorico e le materie saranno quelle di base e su aspetti inerenti appunto i droni, come per esempio i regolamenti, le regole aeronautiche e di volo, norme sulla sicurezza e sui rischi operativi, ovviamente sui sistemi APR e aspetto non da poco la privacy e la protezione dei dati personali. Ovviamente saranno tutte materie che dovremo studiare. Ovviamente tutte queste materie le appunto studieremo durante il corso online e al termine del quale faremo, come detto, un esame sempre e esclusivamente online, che sarà costituito da 40 domande con risposte a scelta multipla. E per passare detto esame e essere qualificati con il nostro patentino dovremo superare almeno il 75% delle risposte esatte. Dunque ne potremo sbagliare un massimo di 10. Ma molti si sono chiesti, ma se io lo faccio online, in teoria posso studiare e poi posso fare il test a più persone. Come fanno a identificarmi che sono proprio io a fare il corso e il test? Sul sito ufficiale ENAC si spiega che l'identificazione online dei partecipanti sarà certificata tramite lo SPID, ovvero il sistema pubblico di identità digitale. E forse questo riuscirà a bypassare tutto ciò? Boh, vedremo. Ma a questo punto vi sarete sicuramente domandando: ma che cazzo è sto SPID? Che è Spider-Man?
L'uomo ragno? No. Vabbè ragazzi, diciamo che lo SPID è un sistema che ci consente di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto dei soggetti privati che aderiscono appunto grazie ad un'identità digitale usando una username e una password direttamente su specifici siti tramite computer, tablet o smartphone e quant'altro. E adesso vi domanderete sicuramente, ma come faccio ad avere questo SPID? Innanzitutto dobbiamo essere residenti in Italia, avere un indirizzo email personale ovviamente valido, un numero di telefono cellulare personale, un documento d'identità ovviamente valido, che possa essere la carta d'identità, il passaporto, la tessera sanitaria con il codice fiscale e appunto poi ci rivolgeremo a dei provider identity grazie ai quali potremo usufruire appunto delle modalità di registrazione che verranno a essere o gratuite oppure anche a pagamento. Ovvio che su queste procedure, quando sarà il momento, vi farò un video con link e quant'altro nel canale dove vi spiegherò esattamente come muoverci e come fare a prendere questa identità. Dunque seguitemi e iscrivetevi se non siete iscritti. Per finire, visto che nel canale ci sono molti che ancora non sono maggiorenni, ovvero però quelli che hanno un'età compresa fra i 16 e i 18 anni, per voi l'autentificazione per gli aspiranti piloti, APR, che ripeto ancora, sono quelli per operazioni non critiche, dovrà avvenire tramite l'acquisizione di copia di un documento di riconoscimento ovviamente valido sia vostro che quello del vostro genitore o tutore. Bene, adesso chiudiamo con delle considerazioni mie che mi piace ovviamente fare. Credo che mettere in piedi tutto comporti o abbia comportato un po' di investimenti da parte di ENAC, ovviamente ce lo possiamo immaginare, fanno tutto loro, gestiranno tutto loro tramite il sito, e dunque la tesi che il corso sia gratuito è decisamente un miraggio, almeno quello che penso io, ragazzi, poi vedremo. Il corso, facciamoci una ragione, sarà quasi sicuramente oneroso, ma quanto sarà il costo appunto di questo corso? Allora, ENAC, con un'intervista dell'ingegnere Veccia che ho letto sul portale Dronezzine, dichiara che il costo è in via di definizione e non sarà gravoso. Ora, questo non sarà gravoso cosa significa? Che non costerà 1000 o 2000 euro? È una dichiarazione che mi lascia il tempo che trova e mi lascia onestamente molto dubbioso sulla materia. E allora, tanto per essere chiari, all'inizio ci sarà chi muore dalla voglia di fare corso e prendere il patentino, come chi ha voluto per forza registrarsi il drone e poi non servirà più. E dunque, tornando al corso e al test online, consideriamo che se avete un drone che pesa più di 250 grammi, va bene, e volate solo per hobby, state sereni. Non fatevi prendere dall'ansia del 5 marzo e continuate a godervi il vostro amato drone come avete fatto fino ad oggi, almeno fino a fine giugno. Ovvio, se con un drone ci lavorate, in questo caso non avete scelta. E questo, ve lo ripeto, nelle operazioni ovviamente non critiche. La mia sensazione, spero di sbagliarmi, per carità, ci mancherebbe, anzi speriamo proprio che sia solo una mia sensazione e poi invece la realtà sia un'altra. Ma secondo me il costo non sarà una sciocchezza. Non voglio azzardare cifre e vi dico con tutta sincerità e la solita trasparenza che chi mi segue sa che cerco di trasmettere, quello che farò io, poi vedete voi, in questo momento che volo solo per hobby, mi muoverò per prendermi sicuramente intanto lo SPID e quello servirà sicuramente. E poi rimango sicuramente alla finestra fino a fine giugno. Sapete in 4 mesi, ovvero quelli che ci separano dal 5 marzo al 30 giugno, quanta acqua passerà sotto i ponti di questi? Sapete quanti treni saranno da vedere passare per questi? Via via ragazzi, fate come volete, ma la soluzione di tutte le soluzioni al momento, a mio avviso, se lo fate per divertirvi, è nulla di più, lo ripeto, non per lavoro, è quella di volare in serenità fino a giugno. A fine giugno, senza fare una beata minchia. Poi è ovvio, ognuno farà quello che gli dice la propria coscienza, nel senso, se non vorrà far nulla saranno un po' affari suoi. Io da metà giugno inizierò a muovermi e a avviare
quella sarà la strada più giusta per volare, ovviamente nelle regole. Questo è certo, perché non voglio avere problemi e fare le cose nella norma e regolari, che vi ricordo saranno norme comunque che riguarderanno la comunità europea e dunque saranno norme europee. Ciao, datemi un like se il video vi è piaciuto, seguite il canale con una bella iscrizione se non siete ovviamente ancora iscritti, perché come vi ho detto in questo video nel mio canale potrete avere tutta una serie di informazioni, quando sarà il momento ovviamente, su come muoverci nel modo più pratico possibile su quest'ultime novità appunto normative del mondo dei droni. Se volete potete anche seguirmi nei miei profili social, ovviamente su Instagram, dove posto sempre storie del mio quotidiano, e anche la mia pagina Facebook bighe.net. Ah, dimenticavo, ho anche un piccolo blog, chiaramente lo raggiungete digitando sul vostro browser www.bighe.net. Dunque, ciao, alla prossima da Bighenette, che rimane affacciato alla finestra in attesa di buone nuove sul mondo dei droni e ovviamente sul patentino online, che è stato appunto l'oggetto di questo video di oggi. Ciao, alla prossima da Bighenette.